Buonasera a tutti e benvenuti nella casa Anfas. È una casa ricca di provvidenza perché tanta gente ci ha aiutato. Ci sono tre sale. La prima è dedicata agli angeli. Non è un caso che abbiamo scelto il 2 ottobre. La seconda è dedicata a Pierangelo Capuzzimati. La terza si chiama Sala Aurora, è dedicata ai bambini e alle famiglie che stanno scoprendo la disabilità. Fuori abbiamo scritto in grande: l'amore non si ferma, perché siamo convinti che l'amore non si ferma, perché bisogna andare avanti anche quando ci sono delle difficoltà. È necessario abbracciare quelle difficoltà e proseguire il cammino. Grazie a tutti, quando volete siamo qui a Carosino in via Pasiello, è la casa dell'ex custode, presa grazie a un patto di collaborazione con il comune di Carosino. Vi aspettiamo. Vera, autentica, perché loro sono puri. I nostri ragazzi fanno tutti i giorni, recitano, cantano. C'è un po' la nostra storia in queste foto. Questa è la nostra casa. Fuori c'è un murales, c'è scritto in grande: l'amore non si ferma. Perché questo progetto io lo svelai a un amico, oggi posso dirvi chi è: è Don Lucangelo De Cantis. Stanno battendo le mani anche i ragazzi da dentro. Don Lucangelo mi disse: ci credi? La provvidenza ti aiuterà. E così è stato. Tutti i genitori, io sono uno strumento, San Francesco diceva, sono uno strumento nelle mani di Dio. Tutti i genitori, volontari, i fratelli, sorelle, hanno creduto fermamente in voi, nella vostra provvidenza. Noi sapevamo che voi c'eravate. Dovevamo soltanto portare fuori il coraggio
di iniziare e lo abbiamo fatto. Quando è arrivato Don Filippo Urso c'è stato un momento di buio, perché Don Lucangelo era un amico. Ho aspettato un mese circa, ho parlato con Don Filippo Urso, ma il destino si diverte, perché Don Filippo Urso ha scritto un libro insieme all'allora sindaco Arcangelo Sabio. Hanno scritto un libro sui malati terminali, sull'accoglienza dei malati terminali. Favo Signore, che alla scuola del tuo figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali a servizio dei nostri fratelli più fragili, ma pieni di vita e di entusiasmo, e rendili punto di riferimento e di incontro per tutta la comunità di Carusina, per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga a te, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. No, questa è degli angeli, la prima, quella di fronte di Piero. Allora, un offio, vieni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così. Ok, fatelo sapere. Prima fate. E non abbandonarci la tentazione, Signore, benedica tutto l'Ampas, tutte le nostre persone e questi locali dove stare insieme per un servizio a tutta la comunità di Carusina. Signore, benedica questi locali. Abbiamo riportato quello che abbiamo trovato e come l'abbiamo trasformata. Dico grazie a tutti e invito il presidente ANFAS Sud, vicepresidente nazionale, Salvatore Parisi. La casa delle famiglie e delle persone con disabilità. Ho sentito più volte riprendere l'anno e mezzo che abbiamo trascorso. È stato un anno e mezzo drammatico per tutti, ma vi garantisco, lo dico per quel grande lavoro che abbiamo fatto a livello nazionale con i nostri presidenti regionali, e voglio anche ringraziare, un saluto al vostro presidente regionale Angelo Riccardi, i presidenti delle associazioni qui presenti, perché ANFAS rappresenta uno zoccolo duro per ANFAS, anche per il numero delle associazioni. È stato un anno e mezzo drammatico, bene, quello che abbiamo vissuto quotidianamente nello stare a contatto con le famiglie, con le persone con disabilità, non avete idea. Stiamo ripartendo, ma non dobbiamo ripartire dimenticandoci quello che è stato.
perché Antonella, ce lo diciamo, l'abbiamo detto, noi per un bel pezzo di strada siamo stati lasciati soli, ma siamo stati veramente lasciati soli. Le nostre famiglie in un certo momento sono state praticamente abbandonate, e se non fosse stato per quel mondo dell'associazionismo, per quello che ha fatto ANFAS per le nostre famiglie, noi avremmo avuto più problemi di quanto ne abbiamo. Quindi il fatto che ANFAS è qui, io sono venuto, noi è un anno e mezzo che praticamente non andiamo più da nessuna parte, perché abbiamo bloccato tutte le attività. Questa, per quanto mi riguarda come vicepresidente nazionale, è la mia prima uscita ufficiale. Veramente l'augurio che vi possiate godere questa casa, e un abbraccio forte a tutte le nostre famiglie e a tutte le nostre persone con disabilità. Grazie. Io chiamo qui con me tre uomini, mi piacciono gli uomini, uno in particolare, Alessandro Parisi, figlio di Salvatore, perché noi giochiamo sempre in famiglia, è il presidente dei giovani di ANFAS. Se abbiamo mandato Urbano, il primo, è perché mentre tanti anni fa erano le famiglie che lottavano, oggi siamo noi giovani che aiutiamo i nostri genitori e anche ragazzi con disabilità. Urbano ha detto: io mi autorappresento, come hanno fatto nel passaggio i nostri ragazzi. Loro non erano vicino a me quando abbiamo fatto la benedizione con Don Filippo. Perché? Perché loro hanno scoperto le targhe all'interno, quindi loro si autorappresentano, loro lavorano. Dino La Pesa, un tutt'uno, Dino La Pesa è il mio suocero, Dino De Santis, che è dell'ANFAS Sava. Perché chiamo Dino? Perché nel momento in cui noi avevamo deciso di chiudere la nostra associazione, Dino è venuto a casa e ha detto: che state facendo? È impossibile chiudere questa associazione, dovete continuare. Quindi do la parola ad Alessandro, ad Angelo e a Dino per un brevissimo saluto e poi passo alle istituzioni politiche. Grazie Antonella, buonasera a tutti. Veramente sarò brevissimo, anche perché non mi aspettavo di intervenire oggi. Non sono in uscita istituzionale come il vicepresidente, ma sono insomma un semplice accompagnatore oggi. Grazie per quello che avete realizzato, grazie soprattutto per questa insomma bella accoglienza, perché vedere tutte queste persone, tutte queste famiglie, insomma noi che siamo familiari, l'hai sottolineato, insomma ci riempie il cuore. Come diceva il vicepresidente, noi abbiamo avuto insomma degli anni, un anno e mezzo, quasi due insomma, di Covid tremendi, dove abbiamo visto veramente tanta sofferenza, quindi questo insomma è di buon auspicio per una grande ripartenza. Solo una battuta rispetto a quello che tu dicevi sul ricambio generazionale: ANFAS dal 1958, quindi oggi è un autorevole insomma rappresentante delle persone con disabilità in Italia e in Europa, sta lavorando molto sul ricambio generazionale, quindi ha lanciato fortemente un progetto che si chiama ANFAS Giovani nel Terzo Settore, perché non ci dimentichiamo che adesso bisogna iniziare anche a ricambiare, insomma ad avere un ricambio generazionale, avere tante persone che si avvicinano al mondo dell'associazionismo, al mondo anche della gestione dei servizi per le persone con disabilità, anche giovani professionisti, giovani tecnici. E quindi insomma spero di potervi avere nel progetto nazionale, di cui sono referente nazionale, presto per un percorso insieme. Quindi grazie e buonasera ancora a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Che dire, dopo aver colto l'emozione di Antonella nell'aprire la porta di questa nuova sede e dopo aver visto la gioia che traspare dai volti dei nostri ragazzi, io devo solo dirti grazie Antonella, grazie a te, ma anche a tutto il gruppo. Io dicevo prima al nostro vicepresidente Carosino, ha un dono, quello di avere un gruppo molto coeso. Io sono stato diverse volte a Carosino, ma vi ho visto come una famiglia. Semplicemente una cosa: la casa può essere piccola, può essere bella o comunque calda, fredda, però è una casa, e quando all'interno di questa casa c'è un amore, c'è la famiglia, come voi avete dimostrato, come tutta ANFAS dimostra di avere, quel calore riesce a fare e ad ottenere grossi risultati. Pertanto tu lo sai, Antonella, io ti sono per
per quel poco che posso fare gli sono sempre stato vicino. Continuerò a farlo, ma voglio chiudere dicendo alle istituzioni presenti che noi, è vero, abbiamo bisogno delle istituzioni, ma spesso, io sono più di 30 anni che sono vicino ad ANFAS, perché prima ancora di essere presidente regionale o ancora prima di essere presidente di ANFAS Cinosa, io sono il papà di Antonella Riccardi, una ragazza disabile che è su una sedia a rotella da ormai 37 anni. È vero, noi abbiamo bisogno delle istituzioni, ma voi istituzioni, se ci coinvolgete nel modo giusto, avete tanto, tanto, tanto da noi e dai nostri ragazzi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io veramente sono molto entusiasta e felice di avere una grande partecipazione di amici dell'ANFAS di Carosino. Antonella, che dire, la tua caparbietà alla fine ti ha premiato non solo te, ha premiato in particolare i nostri ragazzi, perché hanno bisogno di noi. Dopo tu tante lotte, tante prima con Mario e dopo con Antonella, noi finalmente con i sacrifici che loro hanno portato avanti e con il benestare dell'amministrazione sono riusciti a presentare un nido di cui tanto hanno bisogno i nostri ragazzi. Non è niente vero che è un'abitazione piccola, ma il cuore è grande, il cuore di tutti noi è grande e sapremo e sapranno certamente dare tutto quel calore umano di cui i ragazzi hanno bisogno. Solamente le recite e poi cantiamo. Poi i mercatini, e che portiamo? I mercatini, gli oggetti di Natale portiamo, e i confetti che mettiamo le bomboniere. Ma che servono?
Che cosa servono i confetti? Sappiamo noi. Noi lo sappiamo, voi lo sapete? Voi lo sapete a cosa servono, non lo sanno. Perché vi prendete i confetti? Ma no, nessuno lo sa. Sergio, nessuno lo sa. Lo sapete. E allora? E allora diciamo grazie agli sposi, perché per la prima volta una coppia di sposi, Antonio Abate Mattei e Francesca Angelieri, che vedo lì dietro, se vi volete avvicinare, così i ragazzi li conoscono ancora di più, per la prima volta abbiamo fatto le bomboniere solidali per gli sposi. È stato bravissimo lo sposo, perché ha detto non mi importa l'oggetto, mi importa fare beneficenza. Questi ragazzi lavorano nell'ospedale e durante il Covid hanno lavorato, che hanno lavorato. Eccoli qua, Antonio Mattei e Francesco Angelieri. La cosa più bella, lei è siciliana, lui è carsonese, è della provincia di Taranto, diciamo così, è più figo? Sì, ok. Carosino, io ho sempre detto ovunque che sono di Carosino, quindi noi siamo due tecnici di radiologia. Polmoni? Tolgo la mascherina, quindi. Avete visto polmoni ultimamente? Abbiamo lottato, posso dire, io ho un'esperienza a Bologna, dove sono stato in urgenza Covid, lei a Udine, abbiamo girato un po' l'Italia, poi fortunatamente, non dico fortunatamente, anche grazie alla nostra bravura, perché abbiamo vinto dei concorsi pubblici, fino alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto la fortuna di tornare a casa, era l'obiettivo mio, perché siamo tutti bravi a fare i bravi fuori, bisogna fare i bravi anche qua dentro, perché qui c'è tanto bisogno. E tornare con le nostre esperienze ci dà tanto orgoglio per me, quindi gli obiettivi ci sono di far bene, quindi con l'umiltà e la tranquillità. E Carosino rimane Carosino. Dove sei, dove sei? Io sono di Carosino, ma dov'è Carosino? È in provincia di Taranto, un paesino, ma quanto è grande? È grande. È grande. E questa è la cosa più importante. E ho avuto questa idea, io devo dire grazie a mia madre, perché conoscevamo l'ANFAS, conoscevamo Antonella, la conosciamo tanto, da tanti anni. E avevamo questa, mi è venuta questa, volevamo fare le bomboniere solidali, e la cosa bella è sì, qualcosa che possiamo aiutare, il confetto, il nostro paese, perché è nostro, lei è siciliana ma ormai è carosinese, quindi abbiamo aggiunto un tassello, e grazie a voi, e questo è il paese che vorrei, quindi piacerebbe che continuasse così. Grazie. E niente, mi sono emozionato. Io volevo dire semplicemente grazie a tutti voi. Io non vi conoscevo perché giustamente non vivendo qua, non essendo di Carosino, non conoscevo nessuno. E quindi grazie a questa idea che abbiamo avuto sia io che Antonio, abbiamo conosciuto questa grandissima famiglia, piccola ma grande, e che ci ha aiutato a realizzare anche una piccola parte per il nostro matrimonio. E ci hanno fatto tutti i complimenti, vi ringraziano. Il matrimonio è stato in Sicilia, quindi la maggior parte erano siciliani, però le bomboniere le hanno avuti tutti gli invitati. Siete stati bravissimi a realizzare tutto dall'inizio fino alla fine. E niente, vi volevo dire semplicemente grazie. Ciao. Allora, è troppo poco solo Carmine. Un applauso grande agli amici dell'Unità Alzi. Noi facciamo tante cose anche con l'Unità Alzi di San Giorgio, di Talsano e di Pulsano. Non me lo scordo, Pulsano tuo, non me lo di me. Allora, grazie. Poi lo bevo. Allora, Ivan Giancola, presidente della Federazione Italiana Regione Puglia Cuochi, Peppino Annese, carosinese, Tarantino, ma abita a Carosino,
Signore Carlinese. Allora, presidente onorario, perché avete detto, ditelo voi, di essere meglio solidarietà che emergenza? Buonasera a tutti, grazie Antonella, grazie all'amministrazione, grazie a tutti gli ospiti presenti stasera. Il DSE è Dipartimento Solidarietà e Emergenza, speriamo sempre mai all'emergenza, piuttosto alla solidarietà come stasera. Il DSE fa parte della FIC, della Federazione Italiana Cuochi, che esiste ormai da 50 anni. Il DSE è nato circa 6-7 anni fa proprio in virtù di calamità naturali. Noi in emergenza perché interveniamo con le cucine da campo alle calamità naturali dovute ad alluvioni, terremoti. Noi interveniamo perché facciamo parte dallo scorso anno della Protezione Civile Nazionale, di conseguenza quindi interveniamo con la Protezione Civile, si montano le tende strutture, le cucine da campo e facciamo questo appunto questo intervento e facciamo da mangiare ovviamente alle popolazioni, a gente che ha avuto difficoltà, chi ha perso le case, come spesso è successo a Illica e tanti altri comuni, tante altre città. Amatrice, si sente Amatrice? Infatti spesso abbiamo fatto degli eventi facendo della matriciana, ovviamente simbolo. Quindi di conseguenza per quanto riguarda la solidarietà, il DSE è grande in tutta Italia, è grande l'ANFAS dal punto di vista proprio solidale. Noi spesso ci occupiamo di solidarietà. Il dipartimento ce n'è uno per ogni regione d'Italia, quindi per ogni regione d'Italia ovviamente esiste un dipartimento, un DSE, proprio per affrontare queste emergenze e per affrontare spesso le solidarietà come quella di questa sera e tante altre che ne abbiamo fatte e ne continueremo a fare, perché ovviamente il dono del DSE è quello di essere sempre solidali al fianco di tutti coloro che ovviamente hanno bisogno. Interveniamo con le nostre mani, con la nostra esperienza culinaria, prepariamo, facciamo davvero grossi sacrifici. Vi assicuro che è bellissimo farlo quando è solidale, è altrettanto bello quando è in emergenza, perché abbiamo lavorato con la neve e vi dico che non riuscivi a tenere davvero tra le mani nulla, perché la temperatura era talmente bassa che non riuscivi neanche a cucinare. Abbiamo dormito nei conterni, ovviamente ci adattiamo anche noi come la Protezione Civile e tutti quanti gli altri, per garantire, per assicurare un pasto a tutti. E il DSE in Italia appunto è una grandissima famiglia con un cuore grande come quello dell'ANFAS, e noi facciamo questo. Peppino, ci vuoi dire il menù per domani del torneo di Burraco? Sì, buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità che ci avete dato tutti quanti, e grazie all'amministrazione e grazie a voi tutti. A me mi conoscete, Ivan un po' di meno, però a me mi conoscete da tanti anni. Volevo aggiungere, allacciandomi al discorso di Ivan, questa associazione, che siamo un migliaio in tutta Italia, è nata nel 2016 dopo gli interventi che noi abbiamo fatto sia all'Aquila, io personalmente sono stato all'Aquila, e sia quando è successo il terremoto in Emilia, nella zona dove si faceva il parmigiano reggiano, giusto per capirci, nel 2016-17 se mi ricordo. Poi è venuto Amatrice e man mano tutti gli altri, però noi adesso, sperando sempre che il tempo sia clemente e ci mantenga sempre bene, ci stiamo facendo tantissima solidarietà, ma tantissima. Veniamo chiamati da ogni parte della Puglia e ci muoviamo tantissimi con i nostri sacrifici, senza, solo con gli sponsor. E questo noi lo dobbiamo dire grazie agli sponsor e grazie all'amministrazione comunale degli altri paesi che si mettono a disposizione, come si è messa l'amministrazione comunale di Carosino. Grazie a tutti quanti. Ci saranno tante belle cose, oltre a tutto quello che vi ho detto prima, ci saranno appunto dei pasti che i nostri ragazzi, come vedete,
con il grembiule dell'ANFAS offriranno, serviranno, quindi sono loro, come vi ha detto Urbano, non sono più solo le famiglie, siamo noi che lavoriamo, quindi domani sera si lavora, lo dico in dialetto, si fa dia, per forza, tutti insieme, perché ve lo diciamo il perché, noi ogni volta puntiamo prima l'obiettivo. In questa sede manca un condizionatore, l'inverno è prossimo e i soldi che raccoglieremo per il torneo sono per il condizionatore. Io passo la parola a Ivan per il menù. Di domani, eh? Grazie. Allora, il menù di domani prevede, ovviamente è tutto impiattato, una portata in antipasti di una buccetta locale. Poi una zeppola rustica ovviamente salata e una bruschetta gourmet un po' rivisitata. Il primo piatto sono dei cavatelli con salsiccia, cardoncelli, pomodorini e rucola e infine un dolce, il pasticciotto alle ciliegie. Quindi alla fine siamo rimasti in quello che è un po' un menù territoriale pugliese con le nostre eccellenze pugliesi, ci fa molto piacere. Concludo e saluto a tutti, grazie a tutti. Qualora chiunque avesse bisogno, volesse contattarci e per qualunque evento, fatelo tranquillamente. Noi giriamo ed è un dovere nostro, un obbligo nostro, girare in tutta la Puglia e essere presenti con tutti per qualunque tipo di evento, questo e come tanti altri. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, un applauso grande. Angela Calviello, l'assistente sociale volontaria ANFAS. Ve li presento.